Notizie di Prato TG a tutti, buonasera. 3.000 in piazza per difendere l'ambiente. Alessandra Grati. Un lungo serpentone questa mattina si è mosso da Piazza delle Carceri lungo le vie del centro storico per dar vita al primo sciopero globale per il clima organizzato in città. In 3.000, fra ragazzi, bambini ma anche anziani, hanno risposto all'appello del movimento Fridays for Future, ciascuno mosso dal bisogno di salvaguardare il pianeta. Noi puntiamo soprattutto su 5 punti, però allora, i principali sono la pedonalizzazione totale del centro, una revisione o una modifica per quello che si può fare per quanto riguarda il progetto del parco urbano, anche fare un pensiero per quanto riguarda l'inceneritore di fanghi e continuare con anche le mozioni sul plastic free. La manifestazione a noi della scuola ci interessa anche perché noi siamo giovani e vogliamo pensare al nostro futuro. Mi piacerebbe un futuro buono, un futuro pulito in cui nessuno butta rifiuti a terra. Per difendere la natura, per difendere tutta la terra, tutto il mondo. Le note della street band della scuola media Mazzoni hanno segnato il passo lungo tutto il percorso che ha fatto tappa anche in piazza del comune. Proprio ieri in consiglio comunale è stato approvato il documento di dichiarazione d'emergenza climatica. Abbiamo preso l'impegno con una generazione di andare sempre nella direzione dell'ambiente. L'ambiente deve essere al primo posto su qualsiasi tematica, quando si parla di sociale, di economia, di scuola, sempre. Un documento politico a cui segue una proposta concreta da parte della provincia di Prato. Oggi mettiamo a disposizione 12.500 euro a disposizione di tutte le scuole superiori pratesi che le scuole con il coinvolgimento dei ragazzi potranno decidere come spendere per buone pratiche ambientali. La professione medica esercitata non solo in modo abusivo ma anche in modo insolito. Eleonora Barbieri. Rilasciava certificati medici sportivi non agonistici ai ragazzi che frequentano il campo di rugby Chersoni a Iolo a bordo di un camper attrezzato ma non idoneo, senza la specializzazione richiesta né l'autorizzazione. A scoprire il medico ambulante di 48 anni, residente nella provincia di Salerno, sono stati i carabinieri della stazione di Iolo e del NAS di Firenze. Ieri sera lo hanno sorpreso a effettuare visite mediche a bordo del suo camper adibito ad ambulatorio. Il blitz è scattato a seguito di alcune segnalazioni arrivate ai militari della locale stazione. A bordo c'era tutta l'attrezzatura necessaria per vere e proprie visite ai ragazzi del Chersoni. Dall'attrezzatura per la spirometria, per la misurazione della pressione sanguigna, per l'ECG sia a riposo che anche sotto sforzo. Sia il camper che l'attrezzatura sono stati sequestrati in via preventiva e affidati in custodia giudiziaria allo stesso medico che è stato denunciato a piede libero. Al momento non sono emersi elementi che accertino un coinvolgimento delle società sportive che utilizzano l'impianto del Chersoni. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giampaolo Mocetti, proseguono anche per capire il giro d'affari che il medico potrebbe avere messo in piedi con il suo ambulatorio mobile. Sicuramente aveva delle condizioni vantaggiose e ovviamente ecco perché magari le persone, i pazienti si rivolgevano al medico in questione ed inoltre offriva anche il servizio a domicilio. Lo stesso rilasciava delle certificazioni mediche per attività sportiva non essendo un medico specializzato in medicina dello sport. E i carabinieri hanno effettuato un maxi sequestro di ecstasy, chabot e ketamina. Il sospetto dei militari è che questo stupefacente venisse usato come doping contro la stanchezza dal lavoro. Ancora Eleonora Barbieri. Colpo grosso dei carabinieri del nucleo investigativo di Prato che ieri sera hanno scoperto e sequestrato quasi 6 kg di droga sintetica tra sciabo e chetamina e 750 pasticche di ecstasy. Sono finiti in manette marito e moglie cinesi di 45 anni che nascondevano l'ingente quantitativo di droga sotto il mobile della cucina nella propria abitazione nei pressi del vecchio ospedale. Tra l'altro l'uomo era ai domiciliari per falso mentre la moglie era sottoposta all'obbligo di firma proprio per reati in materia di stupefacenti. Ora l'uomo si trova in
in carcere alla Dogaia, mentre la donna è agli arresti domiciliari perché ha due figli minori da seguire. Ieri, durante uno specifico servizio, i militari hanno fermato una 28enne cinese appena uscita dall'abitazione della coppia. Aveva una bustina contenente 10 grammi di chetamina. È scattata quindi la perquisizione dell'appartamento che ha permesso di trovare la droga. Secondo i carabinieri, il mercato di riferimento è quello cinese. Spesso lo stupefacente viene utilizzato per reggere massacranti turni lavorativi. Potrebbe essere utilizzata anche nell'ambito di soggetti che svolgono attività notturne, in considerazione del fatto che queste droghe sintetiche spesso, insomma, vengono utilizzate anche per non addormentarsi nei periodi anche di lavoro. Quindi questo potrebbe far ipotizzare che possa trovare impiego anche tra gli operai di ditte che hanno necessità di stare a lungo svegli. Complessivamente la droga avrebbe fruttato circa 250.000 euro. Riteniamo siano appunto tra i maggiori fornitori di sostanze stupefacenti nell'ambito della comunità cinese qui a Prato e non solo, anche tenuto conto del considerevole quantitativo rinvenuto, e quindi non soltanto a Prato ma magari anche nelle province limitrofe, soprattutto nell'ambito delle discoteche o circoli privati. Si è sentito male mentre stava percorrendo via di Galceti, si è accasciato sul volante della sua auto che, priva di controllo, è andata a schiantarsi contro il cancello di Villa Ciabatti. La tragedia è successa verso le 15 di oggi, per il conducente non c'è stato niente da fare, l'uomo è un pratese di 70 anni ed è morto sul colpo, probabilmente già ucciso dal malore e non in conseguenza dello schianto. Sono stati due automobilisti che seguivano la macchina, i primi a dare l'allarme. In via di Galceti è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Parliamo di gara del gas. I vertici di Consiag Estra non dovranno pagare il maxi risarcimento per i ritardi nell'aggiudicazione, lo ha stabilito la Corte dei Conti. Il comportamento di Consiag prima e di Estra poi rispetto alla volontà del Comune di Prato di mettere a gara il servizio di distribuzione del gas non ha danneggiato l'ente. Lo ha stabilito la Corte dei Conti, che ha assolto il direttore generale di Estra Paolo Abati, l'ex amministratore unico di Consiag Luciano Baggiani, l'ex legale rappresentante di Estra Reti Paolo Quercioli, l'ex dirigente Alessandro Puccetti e il dipendente Cesare Calistri, chiamati a risarcire il Comune con 10 milioni di euro. La sentenza si traduce nel successo di tutta la linea difensiva. In sostanza, se la gara del gas ha incontrato un anno di rallentamenti dal 2010 al 2011 e se l'aggiudicazione definitiva a Toscana Energia è avvenuta con 3 anni di ritardo nel 2015, la colpa non può essere addebitata all'allora gestore Consiag, poi divenuto Estra, né tantomeno ai suoi vertici. Al ponderoso volume di carte bollate messo insieme a partire dal 2010, quando la giunta comunale di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Cenni decise di mettere sul libero mercato il servizio di distribuzione del gas, da sempre gestito dalla partecipata Consiag, si aggiunge ora il pronunciamento del Tribunale Contabile, che ha condannato il Comune di Prato al pagamento delle spese processuali che ammontano a 10.000 euro. Nelle 28 pagine della sentenza i giudici smontano la ricostruzione della Procura e demoliscono il computo del danno fatto dagli uffici del Comune, basando tutto su due elementi. L'azienda fornì all'amministrazione i dati necessari a indire la gara nel momento in cui il Consiglio di Stato bocciò l'atteggiamento di diniego, cioè nel 2011. E se l'aggiudicazione definitiva del servizio a Toscana Energia, l'azienda fiorentina che vinse la gara nel 2012, è avvenuta solo 3 anni più tardi, è perché tanto è stato il tempo impiegato per decidere sul ricorso che Estra presentò al TAR e finito poi davanti al Consiglio di Stato. In questo ultimo lasso di tempo, secondo i reclami del Comune, le casse pubbliche avrebbero fatto a meno di un introito di 10 milioni derivante dagli accordi contenuti nel bando di gara a carico del concessionario. La difesa ha insistito sul fatto che, rispetto al danno reclamato, è stato il segretario generale del Comune a definirlo non già come attuale, bensì come potenziale. Non solo, alcune voci sarebbero state calcolate in modo presuntivo e approssimativo.
Analizzati tutti i passaggi della lunga e complicata contrapposizione tra le parti, i giudici contabili hanno valutato come corretto l'atteggiamento dell'azienda rispetto alla valutazione del Comune, che chiedendo alla Procura della Corte dei Conti di verificare la sussistenza di un'ipotesi di danno erariale, parlava di attività di estra asseritamente e intenzionalmente finalizzata a evitare che l'amministrazione potesse indire un nuovo bando per la concessione del servizio. In altre parole, ostruzionismo che però non è stato rintracciato dai giudici. Gabriele Terranova è il nuovo presidente della Camera Penale di Prato. L'avvocato Terranova succede al collega Eugenio Zaffina. Nel corso delle elezioni per il rinnovo delle cariche è stato composto il nuovo direttivo. Ne fanno parte gli avvocati Elena Augustin, Stefano Belli, Mauro Cini, Federico Febbo, Enrico Martini, Samuel Stampigli e Melissa Stefanacci. E torna Clicchiamo, la manifestazione che mette insieme la passione per la fotografia e l'amore per la città. A Grati. Seconda edizione di Clicchiamo Prato, manifestazione che unisce passione per la fotografia, amore per la città e solidarietà, promossa da PAMAT con la collaborazione del Comune di Prato. Gli scatti, che dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio, avranno come tema Città fuori le mura. L'intenzione di suscitare in tutti l'attenzione proprio verso quello che succede, come si vive nelle periferie, come si vive in tutto il territorio pratese. Il motivo poi ovviamente è portare l'attenzione anche a chi vive la città da bambino, da adolescente, portare l'attenzione cioè sui nostri ragazzi che sono Prato nel futuro, saranno il nostro territorio tra un po' di anni. Dal 22 febbraio al 14 marzo le foto saranno esposte in una mostra alla Biblioteca Lazzarini, mentre le premiazioni si terranno sabato 14 marzo. A fianco di PAMAT, perché questa associazione è un'associazione importante nella nostra città, oltre 30 anni che lavora per la prevenzione dell'abuso sui minori, purtroppo un argomento che è ancora di grande attualità e quindi è importante anche sempre far conoscere questa associazione alla città. Quest'anno viene riproposta di nuovo questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente positiva che ci dà, come dire, intanto ci dà una conoscenza maggiore della nostra città con le immagini fotografiche e poi serve anche appunto a diffondere la conoscenza di PAMAT. Entro la fine dell'anno a San Giusto verrà inaugurato il primo centro per la famiglia della Toscana che riunirà tutti i servizi dedicati ai minori. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.